No, no. Ragazzi, sto facendo una diretta perché dovevo entrare in un'altra diretta, solo che non mi faceva entrare, quindi sto facendo questa diretta in attesa che le bimbe di Zenga entrino. Ah, ecco, aspetta, come si fa? Perché ho scoperto proprio di essere un boomer clamoroso, perché mi sa che dovevo mettere in carica il telefono, avevo la batteria scarica e non mi faceva entrare. Aspetta, eh. Ciao Fabrizio! Una diretta, non sono abituato. Allora, aspetta, che devo... Ecco. Un attimo. L'ho invitato, eh? Eccoci, Ah, ecco. piacere. Ma ho scoperto perché non mi faceva entrare, Il telefono eh? Il scarico. telefono scarico, sono proprio un boomer. Adesso non so se riesce a entrare anche l'altra ragazza che avevamo preparato qualche domandina, se non è troppo per voi. Dipende che domande. No, vabbè, Un sì, va po' tranquilla. di Comunque, tutto. grazie per la pagina, è stupenda, Ma grazie stupenda. a te. D'altronde siamo compaesani, sono di Porto Recanati. Si sente, eh? Sì, se è l'appannata Sì, nostra, si sente comunque un po'. quella ormai si nota da tutte le parti. Eh sì, esatto, ci facciamo riconoscere. Però, Allora, non ma so io la se vedo su sì, richieste, quindi non ce l'ho più le richieste. dovrebbe si chiamare, cioè si dovrebbe chiamare Lady Gossip. Ma non mi danno più le richieste. Può essere che non ho aggiornato Instagram e si può fare massimo in due? Probabile. Può essere, vero? Probabile. Lo devo Se, aggiornare. cioè, semmai le faccio io le domande, quelle che mi hanno fatto. Va bene, sì. Ok, No, mi le spiace, faccio. non poter accettare, ma non mi dà proprio più l'icona dell'aggiungi persone. Adesso domani aggiorno Instagram, comincio a... Modernizzare. Infatti, molti si lamentano per le poche storie. Chiedono a noi Vabbè, oggi sono migliorate, notizie. però ne ho fatte 5-6. Sì, oggi sì. Cavolo, oggi bene. Mi devo Quindi, rimettere in carreggiata un po'. allora, sto vedendo che molti pure sono marchigiani. Sì? Sì, una ci ha scritto di Civitanova Marche. Ah, Civitanova ci andavo spesso. Lavoravo all'Usciata io. Sì, e io spesso t'ho visto al Mia. Ah, anche al Mia, sì, Mia, Shada, noi proprio quei posti. Tanto quelli ci abbiamo noi qua. Sì, beh, però belli, dai. Sì, allora non so, faccio prima le domande di coppia o singole? Ma sì, no, ero in bagno, dopo ci viene a salutare, appena, se non volevo Ok, dire che era in allora bagno. inizio con le singole. Vai. Allora, cosa rappresenta per te Rosalinda in questo momento? Beh, direi la mia fidanzata, quindi tanto, tanto. Allora, poi, questa è una domanda che mi hanno fatto in molti. Cosa hai scritto sulla mano a Rosalinda mentre eravate nella camera da letto al GF? No, lei mi ha scritto una cosa. Ah, ok, allora capovolto. No, io no. No, era un messaggio carino, era un messaggio carino. Però nel senso ce lo teniamo per noi. Però era carino, niente di... A posto. quindi Allora, molto poi questa è una domanda forse un po' troppo, però vedi tu se carino. Ho anche no rispondere. comment come opzione? Sì. Ok. Allora, cosa significa essere il figlio di un grande campione? Significa essere il figlio di, quindi non è semplice, cioè almeno io che poi ho giocato anche a calcio non è semplice perché ti associano sempre un'altra persona, poi col fatto che con mio papà non avevo rapporto questa cosa mi è sempre pesata, mi è sempre Molto pesato più. un po' il pregiudizio che se sei figlio di un ex calciatore... Quindi sei anche ricco, hai anche i soldi e Pretendono questa molto, cosa un diciamo. po' da giovane mi pesava parecchio, sono sincero. Poi andando avanti mi è pesata un po' meno e sono contento di aver fatto questa esperienza ed essermi fatto conoscere come Andrea, non come il figlio di, quindi Infatti è è stato stato molto bello per bello. questo. Però da piccolo era, cioè almeno perlomeno per me è stato un po' pesantuccio, ecco. Luca Kovac chiede, Ah, ci Luca è il mio racconti di... amico, eh? Oh, Luca, va Sì. Cipiano. Ci racconti come sei riuscito a farti vendere Lukaku da Pepe?
No, ho fatto uno scambio al fantacalcio incredibile con un mio Infatti amico pensavo al che... fantacalcio. Allora, poi, se ti chiedessero di partecipare ad un film Un con film? Ma Rosalinda, come reagiresti? che faccio io il cameraman? Che devo No, fare? come protagonista con Rosalinda. Dopo 3-4 anni di scuola di recitazione, va bene. Però, no, vabbè, sì, accetterei, ovvio. Mi butto. Poi, come descriveresti l'esperienza al GF in poche parole? Allora, intensa e diciamo inaspettata. Allora, la persona con la quale hai legato di più oltre a Rosy all'interno del GF? Ma allora, ho legato tantissimo, vabbè, ti dico i due ragazzi, quelli con cui ho creato proprio una grande amicizia, che sono Pierre e Andre, e per motivi diversi entrambi mi hanno dato tantissimo, loro e anche con Stefania. Quindi diciamo che loro tre sono quelli con cui ho legato di più. Ti dico Pierre e Andre perché hanno la mia stessa età e diciamo che mi ci frequento di più fuori quando sarà possibile, eccetera. E Se non vabbè, erro, Rosy, te lo dico a faccia, è ovvio. Pierre era anche nell'edizione dove hai partecipato tu di Temptation. Sì, però non ci siamo beccati, perché lui Nel faceva il villaggio tentatore, opposto. però era diventato amico della mia ex fidanzata, quindi poi tramite lui sono andato a giocare con la nazionale, quella calcio TV, e ci siamo conosciuti lì. Ma aveva subito fatto una bella impressione, ma poi dopo al GF è stata una conferma, mentre Andrea è stata una conoscenza nuova. Sì, abbiamo visto. Poi, allora, c'è stato il fatidico incontro con Mamma Giusy? Con Mamma Giusy c'è stato l'incontro, sì, perché con Giusy e Francesca, la sorella di Rosy, perché sono venute quando lei era live non era d'Urso, e poi il giorno dopo le ho conosciute, sono due persone eccezionali, quindi mi ha fatto molto piacere. Poi la mamma mi aveva scritto anche su Instagram prima, quando ero Ah. lì prima. Sì, è stata Invece carinissima. No, con mamma Roberta? con mamma Roberta no ancora, perché quando sono sceso Osimo, lei appunto doveva andare a live e non è potuta scendere con me, però si sono sentite telefonicamente, ha chiamato pure 5 minuti fa, e quindi si sono Super sentite. Adesso poi presente. le devo far conoscere mia mamma, i miei numerosi fratelli, come avete visto, Sì, abbiamo ce la devi fratelli. portare qua Di nelle fatto ce n'era mani. uno, quindi mi sa che li avete anche un po' conosciuti. Sì, ce la devi portare qua nelle Marche, Rosalinda. Sì, appena possiamo scendiamo subito. Appena possiamo, perché qui è un po' difficile, però ovvio. Adesso Facciamo un con queste zone Girolamo, Porto rosse. Recanati, Civitanova, faccio fare un bel tour. Un bel tour, sì. Siro Orbo. Allora, poi, com'è nata questa passione per l'Inter? Forse è un po' banale come domanda. Ma no, non è perché ci ha giocato mio papà, è perché la tifava mio fratello grande, però lui non è che seguiva il calcio, diciamo, diceva di essere interista, mi sono appassionato anch'io, poi io da lì ho seguito la strada dell'essere interista e seguire il calcio, lui è un po' mollato, però ecco, da lì è diventata la mia squadra del cuore, ecco. Poi mi aggancio a questa domanda. Come mai hai abbandonato la carriera calcistica? Ma carriera, perché non era tanto carriera, cioè nel senso ho giocato da piccolo a livello semiprofessionistico, quindi da piccolo un po' ci credi, eccetera. Poi quando ho visto che era diventato solo un hobby, diciamo che ho preferito il lavoro, quindi ho preferito magari lavorare e quindi ho abbandonato. Però quando c'è una partita di calcetto, calcio, così non mi tiro mai indietro, eh. Cioè si va, si gioca e poi Mi ricevo riaggancio sempre a tanti questa stimoli. domanda. Progetti lavorativi futuri? Ma adesso ho ricominciato a lavorare qui a Milano come lavoravo prima, faccio l'agente immobiliare e poi mi piacerebbe tantissimo partecipare a una trasmissione sportiva, quello sarebbe veramente una grandissima cosa per me, cioè sarebbe bellissimo poter parlare di calcio in TV così e Come opinionista, quindi diciamo. sì, diciamo opinionista sportivo mi piacerebbe un sacco. E per il resto portare avanti il lavoro perché comunque con la TV e con i social è difficile andare avanti, quindi credo che ci sia bisogno di un lavoro stabile e poi tutto quello che viene in più lo vorrei fare. Ecco, sono uno che più cose fa, meglio sta. Allora, poi nei commenti chiedono: Andre, ma eri brava a giocare?
Beh, non ero male, ma avevo i piedi quadrati, quindi purtroppo era difficile. Però sì, ah, non ero male. Mentre a tuo papà l'hai presentata, Rosy? No, a mio papà no. No, non ancora, però speriamo di presentargliela il prima possibile. Vado a Dubai, come dice Zelletta. A Dubai! Quindi speriamo di andare a Dubai. Però appena si può viaggiare, ovviamente, Meglio fare poco. Dubai che Osimo, Vabbè, vabbè. Allora, poi chiedono, rifaresti tutto il percorso che hai fatto al GF o cambieresti qualcosa? No, no, rifarei tutto. È stato a livello personale un bel percorso. Poi sono stato me stesso proprio sempre, sia all'inizio che ero timidissimo, sia dopo che comunque sono entrato Sei un un po' nella esploit, famiglia, no? diciamo. Quindi rifarei tutto, sì, assolutamente. Allora, poi, questa è una domanda mia. Avresti preferito un'altra persona come vincitore del GF? Ma no, credo che Tommy sia stato giusto, cioè a livello televisivo molto corretto perché ha dato tantissimo al programma, sia a livello umano che professionale, e quindi la trovo una vittoria obiettivamente giusta, quindi sono contento Meritato. per lui, sì. Poi avete visto la diretta, cioè l'intervista che ha fatto Stefania Chi? A chi? Sì, ho visto sì, anche il commento dopo di Rosy. E, no, vabbè, nel senso è un'opinione sua. Magari sarebbe stato più carino se avesse detto che ne so, comunque perché negli ultimi tempi stavano molto vicine, quindi magari Rosy c'è un po' rimasta Infatti male, mi ci siamo dispiace stupiti tutto, però molto di questo, che ha fatto molto l'amica, diciamo, l'ultimo periodo e poi pugnalata. credo che no, vabbè, credo che poteva essere messa meglio la frase, ecco, quello sicuramente. Poi si sa, con i social comunque ogni cosa viene riportata, e quindi Rosy ci è rimasta male, mi dispiace per questo, ma credo che avranno, se vorranno, modo di chiarire, ecco. Abbiamo visto anche il commento che ha fatto molto scalpore, diciamo, molto frecciatina. È stata però fantastica, lì è stata. È stata tosta, quindi mi piace anche per questo, diciamo, dai. Quindi Allora, poi il famoso quadro dove hai fatto la dedica il giorno che sei uscito, che fine ha fatto? sai che non lo sappiamo perché non ce l'hanno più dato, però ce n'abbiamo un altro in camera, eh? Infatti ci è stato detto. Sì, ne abbiamo un altro, quindi non lo so, quello è sparito, però abbiamo un altro, forse anche più bello, perché quello era un po' sgranato, invece questo ha una bella Allora, qualità. ultime domande che già ne ho fatte troppe. Va bene. Allora, hanno chiesto se sono arrivati dei regali in questo No, periodo. tantissimi ragazzi, aspetta, devo far vedere qualcuno, perché sono arrivati tanti e volevamo ringraziare. Cioè, io non so veramente cosa. Aspetta, mi stavo a cascare. Ecco. Non so veramente come fare, perché ci sono tantissimi regali, foto, libri, quindi volevamo ringraziarvi tantissimo, e anche ovviamente da parte di Rosy, sono tantissimi. Anche un porta tisane, nel frattempo vi faccio fare il tour della casa, porta tisane con le foto, cioè Sì. stupendi, no, davvero stupendi, 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 quindi grazie, grazie a tutti. Poi adesso appena abbiamo tutti i bigliettini ringraziamo ovviamente di persona, perché è una cosa pazzesca, quindi davvero, grazie. Grazie a te per l'invito alla diretta. Ma di E che? sì. No, fa piacere. Chiedono Rosalinda se possiamo avere un saluto da lei. La chiamo. Rosy, puoi venire a fare un saluto? Vabbè, dai, ma vieni a fare un saluto. Mi sto struccando. Vieni a fare un saluto. Allora, mi stavo struccando. Ciao. Ciao. Piacere. Comunque Piacere sei mio. bellissima, veramente. Grazie, grazie mille. Ti fanno tantissimo i complimenti e ti sono vicini in questo periodo. Grazie, Anche se oggi ce veramente. l'avamo lasciati, però, eh. Sì, per tutti noi ci siamo lasciati. Sì, abbiamo visto. Che Oggi poi ce ogni l'avamo tanto lasciati. Rosalinda riesce a mandarci i messaggi sul canale Telegram, Sì. che è uno dei due gruppi, l'ho creato io, ogni tanto Qual ci dà è? Qual qualche è? conferma. E Zengavò più Rosy. Ah, ok. Ma ci sono anche i miei fratelli, mi sa, nel gruppo.
su un altro gruppo ancora, ah, perché abbiamo un gruppo Zengavo che è quasi 500 persone. Comunque ancora quindi non abbiamo dato questa soddisfazione di lasciarci. No. Ancora una no. Persona. No, infatti troppe male lingue. No, vabbè, sì. Vabbè. Abbiamo fatto vedere un po' i regali che ci hanno mandato. Ah sì, ma veramente, tantissimi regali bellissimi, grazie, grazie, grazie. I regali di addio prima di lasciarci. Esatto, di addio. Poi, l'ultimissima domanda a Rosy, vogliono la ricetta dei pitoni. Allora, Chini. La ricetta purtroppo non c'è perché è tutto a sentimento, quindi come ho promesso, e ve lo prometto, ve lo giuro, farò una diretta dove spiegherò il procedimento. Perfetto, grazie mille. Niente. Perfetto. Va bene. Grazie per questa opportunità. Ma di che? Ma stai scherzando? Se riesci, l'ultimissima cosa, se riesci a salvare la diretta, perché penso che alcune persone la vorranno come rivedere. Come si fa prima di fare danni? Allora, quando vai sulla... Ma noi male, ma sulla X. Non potevo fare la diretta in te perché non ho aggiornato Instagram. Sulla X c'è, cioè, dopo no, ragazzi, salva il video. Una cosa, Rosy ha preso delle cose oggi che aveva vecchie, cioè lei si è conservata la scatoletta di tonno da un anno, dal vecchio, cioè come si fa? Oh, ma nessuno è perfetto. Ma l'ha fatta anche tenere. Cioè, ma scusa, allora il tonno è a lunga conservazione. Il cibo non si butta, perché dovevo buttarlo? Cioè, i bambini muoiono nel mondo, e allora io l'ho tenuto e adesso ce lo mangiamo, no? Giusto, ricordo del GF, anche come cimelio può essere lasciato. La scatoletta di tonno come cimelio proprio penso sia stupenda. Comunque dicevo, sulla X dopo c'è scritto salva il video. E lo salvo? Sì. Ok, va bene. Perfetto. Grazie parlare. Mille. Ma di che, e vi auguro tante cose belle, ragazzi. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Buona serata. Ciao. Salvo. Confermi di voler...